Oh, oggi giochiamo Elevator Action 2, detto anche Elevator Action Returns, come voi potete già vedere nell'immagine. E sì, tutto pronto. E abbiamo, siamo nel, che anno è questo? Nel 94, pensavo 93. Taito, e abbiamo il gioco. Il sequel di Elevator Action, chiaramente, perché questo è il 2, c'è cioè il ROM check intanto. Il primo era dell'83 e aveva un'ambientazione più da spy movie, invece questo è più, vedi, anni 90, più militareggiante, diciamo, un po' alla Metal Gear. Il volume è un po' basso per colpa dell'emulazione, perché non so perché questa volta è andata così. Questi sono i nostri tre protagonisti con diverse caratteristiche, con la Glock che è la pistola del personaggio che andremo a utilizzare. Qua, intanto che c'è la demo, faccio vedere: sono tre personaggi con diverse caratteristiche, potenza, appunto, velocità di pistola, velocità di movimento. Hanno diversi attacchi melee, per esempio Kart, quello che andremo a usare, farà tre attacchi di melee di fila, mentre magari quello più grosso ha un movimento medio. La ragazza invece è la più veloce a muoversi, ma ha poca stamina, diciamo poca vita, però è quella che spara più velocemente di predefinito, mentre l'ultimo, con la Desert Eagle, è il più tank possibile. E cos'è che fa? E niente, travolge i nemici durante la corsa. Io intanto qua avvio la chat, che è successo? Perfetto. E senza indugio inseriamo i crediti e giochiamo. Che è successo? Perché mi dice. Esatto, vedi, lui ha la Glock 18 e cambia anche la subweapon. Hand grenade, firebomb e sensor bomb, che sono tipo le mine. Ma noi non ci interessa e andiamo lì. Il gioco dovrebbe scorrere abbastanza liscio. E adesso poi spieghiamo la meccanica del gioco. Ci fa vedere la mappa con le zone rosse. E il gimmick di questo gioco sono gli ascensori. Infatti, io da piccolo chiamavo ascensor, perché non so, perché pensavo sì che dicesse così. Ed è anche molto interagibile, tipo vedi i barili esplodono e ci sono un sacco di cose con cui interagire, che poi se vedremo nelle zone, nelle porte blu ci sono i bonus. Vabbè, io ho preso con la roulette. Tu puoi saltare, opla, da un posto là, di uno slot, puoi saltare. No, facciamo per bene, prendiamo anche tutte le porte blu. Vedi cos'è? Alla fine puoi prendere punteggio, armi e cose varie. C'è anche l'attacco melee, come dicevo. Io adesso devo aspettare l'ascensore, che è il gimmick di questo gioco. Questo, vedi, tu devi sfruttare l'ascensore per muoverti attraverso i piani. E questo è anche ben implementato nei livelli che non sono palazzi, poi vedremo già dal secondo livello. Sì, lo so che è caution, però se non arriva l'ascensore, esatto. Di quando sta stare in piedi, esatto, lui, esatto, ogni porca miseria. Ogni personaggio ha la sua animazione, esempio lui c'ha sta mano in tasca, fa molto il bulletto, no? Mi piace molto anche quando entrano nella porta. Ecco, tipo qua. Esatto, tra barile e cane succede un macello. Vedi, il barile può, mentre rotea, può colpire della gente. Esatto, noi abbiamo le armi, ogni personaggio ha le sue caratteristiche. Adesso i nostri amici ci raggiungeranno con l'ascensore, speriamo. Adesso io ho la K, mi pare. Vedi, il combattimento proprio in ascensore. Molto gangsta. Aia. Vedi, c'è un sacco di. Cioè, la gente può morire per mille modi, sia schiacciata dall'ascensore che col fuoco. Poi capite, qua mi perdo. Aspetta, non mi rinnovo. Qua è abbastanza. Vedi, puoi sparare in otto direzioni. Ma a noi non ci interessa, andiamo direttamente qua. E la telecamera. Ecco, vabbè. Volevo premere su, ma. E questo è il cattivo finale. Ma gli zombie? No, non ci sono. Non ci sono zombie, erano solo persone messe male, tipo quelli lì. Te dici questi qua?
La lore dice che c'è questo terrorista che fa cose e arrivano questi agenti speciali a risolvere la situa, come al solito. Un po' come tutte le trame che abbiamo visto fino adesso. Qua in verità si può saltare in qualche modo, eccolo. In out. Aspettiamo l'ascensore. Io posso passare sopra l'ascensore chiaramente, ma se va su mi schiaccia, quindi andiamo avanti e entriamo. Poi dopo i livelli sono abbastanza vari più avanti. Proprio la peculiarità appunto del gioco sono questi ascensori. Qua in verità, aspetta adesso perché c'è... No, no, prima che mi schiaccia, ok. Si va qui che è questa zona segreta dove tu spacchi queste cose e prendi i puntini. Ah no, bombe. Ma loro sono forti. Oh, aspetta, ecco. Adesso però devo... Oh! No, vedi, mi ha dato la morte perché sono uscito dallo schermo con il coso, vabbè. Però ci ha fatto respawnare qui. È finita la prima missions. Stavo leggendo chi era il disegnatore. Toshiyuki Takenami. Boh, cos'è che ha fatto? Non mi ricordo. Esatto, questo invece è un livello che si sviluppa orizzontalmente, però abbiamo sempre degli ascensori. E questo cos'è l'aeroporto, vero? E noi entriamo con classe. Ecco, così, posto. Cioè, non potevano parcheggiare, no. Si devono schiantare. La stazione. Andiamo su, prendiamo le cose. Poi sì, è vero, ancora non ho sfruttato le bombe, diciamo. Sì, le animazioni sono molto fighe perché i personaggi sono piccoletti, ma le animazioni sono molto belle. Sì, molto stealth, esatto. Poi soprattutto adesso che abbiamo il lanciamissili, non so, spacchino. Poi qua ci sono, vedi, è un po' più... Ah no, vedo, devo andare di qua. Questi ragni bionici alla Ghost in the Shell. Oh, perché non mi sale? Ah, ok. Esatto, qui bisogna stare attenti, andare qui. E qua comincia tutta una sparatoria senza fine. Tanti colpi sono infiniti, questo ricorda molto Rolling Thunder, però Rolling Thunder avevi i colpi limitati, anche lì c'è la meccanica delle porte, che tu entri dentro, prendi le armi. Qua mi ricordo che tanto arrivano questi e si risolve subito la situation. Cioè alla fine a parte... Parte prima per quella cosa, non siamo ancora morti del tutto, però in teoria è abbastanza... Sì, orca miseria il cane. Aia. Qua bellissimo quanto mi piaceva da piccolo che tu entri nei cosi. Tipo che... Come se fossero tutte miniature, no? Tipo tu entri e c'è tutto l'aereo riprodotto. Sì, ma quanti sei? Lanciamo una granata. No, mi hanno colpito. Mi sa che puoi anche, esatto, direzionare la bomba. Questo era predefinito.
Volevi jump. No, bisogna andare sotto perché la porta è sotto, la porta rossa è sotto. Qua c'è da sbloccare qualcosa, no? Vedi, lui fa i tre colpi anziché due da avvicinamento. Sono belle anche le scintille, insomma, hanno messo un sacco di animazioni. Poi una volta che corri non puoi restare. Aia. Devi per forza, esatto, premere nella direzione opposta. Ok, andiamo su. Poi le telecamere non so cosa servono, penso che ti sgamano, vengono a beccarti, però tanto con tutto sto casino. Via, 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 via. Ah, perché quello prende da abbassato questi qua, perché sono bassi. Ok, dovrebbe finire qua, vero? E di nuovo lui. Vedi, vuoi creare una new society? Ah, power of the revolution. Come al solito, i miei amici vengono a prendere. E si va. The number of the bombs is. Ah, perché praticamente noi ogni volta che entriamo in una porta rossa disattiviamo una bomba. Esatto, mi ero scordato di dire questo. Mi piacciono anche qua gli sprite dei veicoli, come al solito entrata scenica dentro una scatola. Ah, questa cos'era? La prigione, no? Che roba era? L'hotel. L'hotel figo a sto livello. No, perché certo, sti ascensori un po' che sembrano più una prigione. Questi sono un po' più tostarelli, questi rossi. Vabbè, la prima rossa già ce l'abbiamo. Indignati. Sì, ma incazzati mai. Sì, è ovvio. Sempre così. Buona, ci ribecchiamo, Ale. Qua andiamo. Io non so come si fa, riesce ad arrivare in quel punto lì. Non ci sono mai arrivato, però non so se ci si può arrivare. Infatti, se dovessero fare mai un capitolo nuovo di sto gioco, sempre. Vedi che tu puoi. Ho spaccato tipo una roba elettrica, non lo so. Sarebbe figo che tu puoi controllare la mappa in ogni momento e vedere. E magari avere anche degli obiettivi secondari, però questo è un arcade, giustamente. E deve essere molto rapido. Tipo, io mi ricordo che vai qui, poi di predefinito lui scende, ma non va nella sala quella elegante. Questo non ho capito, è un hotel, boh, non si capisce. Però forse non ci si può andare. E comunque con lo head stick mi rimane un po' scomodo fare il doppio tocco, anche se sarebbe la base, anche nei picchiaduro. Ecco. Ecco, appunto, è una trappola. No, adesso che ci ho preso mano, si riesce. Adesso mi ho messo i missili, sì. Mi pare che ognuno ha diverse armi. C'è la L e la M, però di ogni personaggio è differente. Qua sì, me la ricordo, devi sparare un po' a destra e a manca. Esatto, se fossi stato il personaggio più grosso l'avrei travolto con la corsa, invece qua devo stopparmi prima. Occhio alle granate.
Questi effettivamente sembrano un po' dei non morti, ma sono solo della gente messa male. Entriamo qui. Ok, la vita ci serve, ottimo. Ancora non siamo mai morti schiacciati da un ascensore e tantomeno i nemici. Dai, vai, vai. Ecco, tipo adesso quello poteva essere schiacciato. Ah, perché questa è la... come si chiama? La telecamera che spara, ma io la posso distruggere? No. Ok, altra bomba disattivata e si va. Chissà, di là c'era solo un bonus, quindi non ci interessa più di tanto. Qua è tutto bloccato. Bello anche la fumareccia, insomma hanno messo un sacco di sprite, molto fluido. Hamburger. Qua meglio aspettare, sennò veniamo schiacciati. Ecco, infatti i colpi bassi vanno saltati, ma questi erano di fila. Adesso appena scendete, io potrei sparare a quelli da qua, però non ci arrivano. Ok, let's go. Oh. Oh, alle spalle, maledetto, non l'avevo visto. Via, 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 prima che mi prende l'ascensore. Noi saliamo veloce. Eccolo. Qua mi manda gli sgherri. Che vuole far saltare tutti questi edifici con ascensori, maledetta. Qui la solita caciara, ma infatti io se io andassi qui. E qua sarei quasi immortale. Invece sì, cavolo se lo sapevo, non l'ho mai trovato da giocare dal vivo, oppure da qualche parte, forse dove c'hanno i cabinati multipli, non mi ricordo. Che è il boss? Oh, quanti siete? Esatto, se tu cadi già da uno slot di ascensore è considerata morte. Perfetto. Ho beccato anche questo. E i miei amici vengono a prendere con l'aereo schiantato, lui con i piedi sopra il cruscotto, ovviamente. Treat the bomb. Bomb set in the underground. Ah sì, questo me lo ricordo. Le fognature, non male come livello. Qua cominciano ad essere gente un po' più futuristica, eh. Come al solito è entrata scenica. Tanto che lui si rialza.
quanto mi piace quando fa questi raggi X all'interno degli edifici o dei veicoli, in questo caso del tram, prima era dell'aereo. Il protagonista è sotto crack, perché? Vedi, lui si diverte, mani in tasca col fare spavaldo. Oh, scende o no sto ascensore? Comunque anche qui, e se non si sconfigge la parte finale, cioè il boss finale in tempo, non c'è modo di continuare, ma ho già testato ed è abbastanza fattibile, quindi eviteremo di fare come l'altra volta. Aia, dai, cavolo, l'ho saltato. Andiamo su. Shish. Qua io non ho capito se si poteva andare dalle altre parti. Ecco, lì c'era una mina nascosta. Però ci dà vita e points. Perfetto. No, penso che l'unica direzione sia questa. Ok, ho preso la vita, ma che comoda. E andiamo. Perfetto. Qua saltiamo, non c'è bisogno di aspettare. Il solito tizio col trench. Ah, dai, cavolo. Non riesco mai a saltare in tempo. Ok, altra bomba disattiva. Oh, che miseria, stavo per essere schiacciato. Qua doppio tocco perché sennò mine. Oh, va al volo. Tocca fa così. Sono morto uguale. Oh, mine sugli ascensori. Ok, e il giallo ci fa andare avanti. Questo da dove è scappato fuori? Vabbè. Comunque era figo se si potevano elaborare più strategie, diciamo c'erano più percorsi, però anche così con una mappa prestabilita mi piaceva un botto. Esatto, qua saltiamo, che ci frega. Disattiviamo la bomba e qua si può saltare, tanto qua perché prende l'ascensore? Entriamo nelle porte, le abbiamo fatte tutte di fila. No, però qua mi sa che muoio perché non c'è. Ecco, non so come sono sopravvissuto, però. Lì è troppo. Ti puoi saltare di uno scacco, quindi non si può. E questa mi pare fosse l'ultima, esatto. E mi vengono a prendere. I livelli comunque non sono tantissimi, e dovremmo essere già quasi a buon punto. Il walkthrough dura tipo 20 minuti. Belli i disegni, dicevamo prima. Qualche missione è? Ah, della stazione petrolifera. Guardiamo bene la mappa che tanto non si capisce niente. No, beh, è abbastanza chiara, però uno non se la può ricordare, chiaramente. E let's go. Linea Cremisi. Non so, io vedevo che la gente spara, però non so se sparando tu chiami per prima l'ascensore, no, non mi sembra. È un'illusione. Aia, mica l'avevo visto. Prendiamo un bonus e.
E qua cominciano a metterci l'elettricità da fare con tempismo. Esatto. Ecco, non mi ha dato la morte perché... Ciao. Oh, ciao Wolfen. Non vedevo perché era scritto in blu. Qua dov'è che devo andare? Sì, dalla porta rossa, quindi devo passare da questo lato. Oh, io voglio colpire quello, ma... Questo l'hai mai visto, Elevator Action? Certo, non è Metal Slug. Però... Il gameplay è comunque similare, però c'è questa questione degli ascensori che lo ha reso peculiare, diciamo. Esatto. Qua saltiamo, ecco qua devo fare subito, se no tocca aspettare. No, controllavo la chat, ok, tutto a posto. Ecco qua, bisogna aspettare un attimino, però tanto appena arrivano li possiamo colpire subito. Infatti dovevano mettere, ecco, per guardare il cellulare. Ok, partiamo da qui. Ecco, distruggendo quei cosi non ho mai capito che succede. Tipo, non so, disattivi alcune cose, boh, non so. Ah, forse gli impianti... No, gli impianti elettrici non c'erano prima, non ho mai capito, ecco. Aia, adesso sto morendo in continuazione. No, ho sbagliato. Ho fatto troppo lungo. Ok, siamo all'ultimo piano. Cazzo, questi sono bassetti, ma ci vuole per distruggerli. Comunque era figo se potevi fare anche un minimo stealth, però in verità no, ci sono le telecamere, ma non inficiano più di tanto, secondo me. Dai, veloce, veloce. Lo voglio prendere al volo, niente. No, non l'ho fatto in tempo, va bene. Questa dovrebbe essere l'ultima di sto livello. Ciao, non mi prende. No, qua, ecco appunto. Almeno vediamo l'animazione che dicevo prima. Pensavo che lì si potesse andare, ma non è vero. Oh, ma dov'è? Sai che... Oddio, non l'avevo visto. Si confondeva con la palette dello sfondo. Qua c'è la telecamera che non ho capito, non si può distruggere quella che spara. Infatti noi ci leviamo subito. E qua corsa. Eh sì, ci sia. C'è quello nel cesso, bellissimo. Ah no, è qua, è questo piano qui. Questa era l'ultima? No. No, arrivano quelli grossi. Ah no, col salto puoi abbatterli, tu pensa. Infatti mi ricordavo. Infatti non so perché quando usi le granate ti dà più punti, vabbè. Eccoli, eh. Andiamo prima sotto così svoltiamo un po'. Mi si sente bene, sì. Ok.
Solo che non so perché questo emulatore lo emula male, diceva c'era un difetto, ma è solo questione di suono, secondo me, perché il gioco è fluido e tutto a posto. Cioè, me lo ricordavo sempre così. Poi dopo carichiamo anche questo su YouTube, omonimo canale. Eccolo, ah cavolo, quello era il boss finale, vabbè, adesso fugge di predefinito, quindi non abbiamo perso nulla. E fuggiamo col gommone. Metto un po' di crediti intanto. Out of area. Esatto, they have a nuclear weapon, go and trade it. Questa mi sa che è proprio la missione finale. Infatti, Vermilion Sun. E qui devo stare molto attento. Che quando parte il timer, quindi infatti come ha suggerito il briefing, hanno un'arma nucleare. Bello lo sfondo. Al tramonto ci infiltriamo nella base dei terroristi. Ah, cazzo, mica l'avevo, pensavo fosse morto, vabbè. Oggi sono molto sveglio, a quanto pare. Sì, ci vado, ci vado. Fammi sparare a tutti. Ok. Ah ok, erano predefiniti questi. Qua io posso cambiare, no? Quello. Ah, mi fa andare in quello centrale, vabbè. Io qui ho giustamente ho fatto le prove prima perché se non riesco a fare il pezzo finale entro il tempo limite. È una live buttata, vabbè, non buttata, però. Ecco, se io spaccassi questo, cos'è? Ah, aspetta. No, adesso mi ci voglio. Se io spacco questi, cosa disattivo? Vabbè, che potevo arrivare già da qua, vabbè. L'elettricità anche, forse disattiva gli impianti elettrici. Però mi pareva che in alcuni livelli non ci fossero, ok. Infatti ha disattivato. Ah no, non l'ha disattivato quello lì. Bomb. Ma quanti ne arrivano? Ok, via, per carità. Infatti uno dovrebbe sfruttare gli ascensori per far avanti e indietro, così. Visto schivato, proiettile. Via. No, però ho sbattuto contro l'ascensore. Questa è comunque una delle ultime puntate, ma siccome sono stato via, ci saranno delle puntate di recupero, ho deciso, visto che comunque l'estate finisce a metà settembre, quindi un'altra decina di puntate, se riesco a farle sono contento. Domani comunque faccio quella che dovrà essere l'ultima, in caso ci sia un imprevisto. Facciamo un gioco che ci vuole un po' di performance a farlo, io non credevo di riuscirlo a finire, invece sì. Uno dei miei favoriti in assoluto. E cosa volevo dire? Niente, poi si continuerà. E oggi ho anche visto un
un video dove ci sono dei giochi arcade veramente fighi che non conoscevo. Vabbè, no, in realtà alcuni sì, ma non mi ero scordato che della loro esistenza. Via via, eccolo. Lui fugge. Questa è la parte finale. Io qua la faccio tutta di fila, non mi interessa. Lo so che devo andare su, ma se non arriva l'ascensore, dai, eh. Dai, dai, veloce, veloce. Veloce, veloce. Arriva ascensore, per favore. Via, via, su, su, su. Non prendo niente. No, non l'ho preso al tempo. Via, 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 su, 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 su. Siamo quasi arrivati, in teoria. Via 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 che lanciano il missile, se no. Via via su 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 su. Dai, ci siamo quasi alla fine. Eccolo. Allora, che ti rispone a quello sotto, è vero, mi ricordo. Dai, veloce. Ad occhio ansia. Perfetto. Ok, abbiamo sbrigato tutto, perfetto. Lui è caduto. Il missile in teoria non parte. Cioè è partito, ma in realtà abbiamo fatto in tempo. Anche. E finisce così, però dopo c'è. Fa vedere la conclusione, non mi ricordo, però. Anche l'altra volta quando. Tanto l'abbiamo sconfitto, lì abbiamo distrutto, non c'era più niente da distruggere, anche perché poi mancavano 30 secondi, quindi. La riuscita è. Cioè, siamo riusciti a sparare e a sconfiggere il terrorista. Quindi, Elevator Action della Taito del 94, uscito anche per Saturn. Questo non lo sapevo. È stato incluso anche in Taito Legends 2 per PlayStation. Sì, c'erano queste collection. Anche vabbè, c'è anche Capcom Collection, bellissimo. Cosa c'è da dire? Come. Quello che abbiamo già detto, si può perdere morendo oppure nell'ultimo livello se non completi. Ogni personaggio ha diverse caratteristiche con diverse armi e diverse sub-weapon, quindi bombe. Il suo gimmick è appunto questa meccanica dell'ascensore, intanto che ci sono i titoli. Il primo era dell'83, vero? Ed era più tipo uno spy movie, sembrava l'ambientazione che poi l'abbiamo già citato, tipo di Rolling Thunder, quindi questi spy movie anni 70 sembrava, tutto colorato, comunque molto meno, molto più arretrato, ovviamente questo è uscito quasi un decennio dopo. E non ho skippato, che è successo? Ah, ok, no, è predefinito. Perché sembrava che continuasse, ma. The best players. Ok, thanks a lot. Mi sa che è proprio quando completi la missione. Comunque, strano che non c'è un video finale, niente. Però anche l'altra volta era andata così. Neanche un'illustrazione finale come è successo ai fini dei livelli. Game over.
Che è successo qua? Ok, tutto a posto. E se parte la scritta, ok, no, vabbè, metto pausa e anche oggi si conclude la puntata di Un'estate al Mame. Si decifra da solo, esatto. Che caldissimo, 40 minuti, va là, ci voleva 20 minuti a fare il walkthrough completo. E ci vediamo domani assolutamente per un gioco super figo, che è famosissimo, dico solo SNK. E boh, ci vediamo domani. Grazie per chi c'è stato e per chi ci sarà. Si può recuperare su Monpezuma al solito, all'omonimo canale. E boh, cioè, buona.